Buongiorno, anzi buon pomeriggio amici ed amiche del canale dal vostro Nick Juve. Località diversa oggi, ieri da l'altro ieri, anzi il video direttamente da Peschiera del Garda, oggi mi trovo a Tropea. Argomento di oggi: giudizi strani, anomali. Abbiamo visto tutti l'amichevole di ieri sera e devo dire che come ciclo di amichevoli, la Juventus secondo me non si è comportata affatto male, continua secondo me nel giusto percorso, nel progetto che si sta attuando quest'anno, però già inizio a sentire le prime, a ascoltare le prime voci, i primi commenti laddove si evince che il merito non è di Allegri. Tutto basta non dire che il merito è dell'allenatore. Quindi il merito quest'anno, stando a quello che si sente dire e vociferare, è di Magnanelli. Non è quindi il merito di giocatori magari che sono venuti e hanno dato qualcosa in più. Vedi Weah, vedi Cambiaso, che magari l'anno scorso non avevi e quindi hanno dato un qualcosa in più, sia tecnicamente che in senso di velocità, in senso di saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Ci sono, ecco, due giocatori anche, diciamo, in spolvero diverso, vedi Chiesa e vedi Vlahovic, che quest'anno hanno, si sembra, abbiano un piglio diverso. Quindi, al di là di Magnanelli, se si va per logica, più una squadra, giocatori di un certo livello, di una certa tecnica, più, ecco, quello che si va a vedere è un calcio decisamente diverso. Quindi credo che nel calcio siano gli interpreti a fare la differenza in quello che si va a vedere poi dall'esterno. Ed è ovvio che se hai Sandro e De Sciglio hai un risultato. Se invece inizi ad avere Cambiaso e Weah, anche il gioco ne beneficia. Devo dire molto molto bene anche Illing, molto molto bene Ildiz, che veramente ha fatto due tre cose degne di nota. Certo, andiamo sempre coi piedi di piombo perché comunque sono dei ragazzi e quindi devono avere il tempo della maturazione e non star lì subito a dire che sono super campioni che l'allenatore non sa valorizzare. Però se il buongiorno si vede dal mattino, ho visto sia Illing che Ildiz veramente in palla. Anche quell'asa lì non mi è dispiaciuto, sinceramente. Gatti, una volta subentrato, il solito al quale Allegri deve sempre urlare calma, 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 perché ha un'irruenza che dà piacere soltanto a vederlo. Ricorda per alcune gesta irruenti quelle che sono state le gesta di Chiellini, cioè quando va a marcare Gatti devi preoccuparti che non sia fallo da ammonizione o espulsione perché arriva a 2 metri di massa muscolare addosso all'avversario, però è un difensore che mi piace moltissimo perché si fa sentire, lo vedi e lo percepisci. Quindi, detto questo, una parte estiva che secondo me non è andata affatto male. Ovviamente le amichevoli lasciano sempre il tempo che trovano perché sono amichevoli, quindi se le perdi contano zero, se le vinci contano solo per il morale, però vedo una Juventus diversa, diversa, più in palla, più con ritmo gioco, più con una velocità diversa dove è la palla che corre di più e automaticamente i calciatori corrono in maniera diversa. E come ho detto all'inizio, ovviamente se hai da una parte Cambiaso e da una parte Weah, tecnicamente insieme a Chiesa, insieme a qualcun altro, il gioco cambia. Spero e mi auguro che si intervenga laddove io sono mesi che vado a battere in un centrocampista che sappia innescare queste frecce, perché abbiamo veramente un arco con tantissime frecce che se si riescono a innescare, troviamo quella geometria giusta, quel centrocampista che sa coordinare, lanciare, imbeccare, dare lo spunto, il lancio lungo, la verticalizzazione, l'apertura sugli esterni in maniera concreta e in maniera incisiva,
importante, secondo me questa Juve può far male a tanti avversari. Mi raccomando, detto questo, una buona domenica a tutti. Iscrizione al canale, like anche a questo video e condividete, condividete, condividete. Ciao, al prossimo video dal vostro Nick Juve, un grande abbraccio.